Hello, hi everybody, Dr. Koreyerdoğan, Asmet Klinik, Istanbul. Ok, ciao ragazzi, adesso il dottore risponderà ad alcune domande che ci avete posto, grazie ad Alfredo. La prima domanda è questa. I'm very happy to be here. Okay. Yes, I'm waiting for the questions. Birçok klinik, nakledilen saçların asla dökülmeyeceğini veya alopeciye maruz kalmadıklarını, ilaçlar ise ancak herhangi bir işlem yapıldığında yalnızca mevcut saçları korumak için kullanıldığını iddia ediyorlar. Bunun yerine rasyonel ve bilimsel bir şekilde farklı hasta vakalarının her şeyden önce ilaç kullanmayanlar için sonuçtan sonra kısa sürede eklen saçların döküldüğünü gözlemleniyor. Ne düşünüyorsunuz? First of all, I'm here to tell the reality, the real truth to all the followers. Ok, a tutti gli utenti e le persone che seguono, il dottore deve dire le verità. It's not possible to have a permanent surgical treatment for aesthetical reasons. Non è possibile avere una soluzione permanente a tutte le operazioni chirurgiche. Not only only for hair transplantation. In general, if you are doing an aesthetical surgery to somebody, this is just an opportunity to steal time from life. There is no permanent result. Questo non è solamente per il trapianto dei capelli, ma per tutte le altre operazioni chirurgiche, perché noi cerchiamo di rubare del tempo, quindi guadagnare quello che abbiamo perso, ma non è permanente. We are taking the grafts from the donor area, as you know. Come sapete, prendiamo i capelli dalla zona donatrice. We have 93 regrowth rates. Abbiamo la media di ricrescita 93%. But not for everybody. We have also has 99% regrowth rates, or sometimes we have also have 80-85% regrowth rates, depending on the case. Ma ovviamente da caso a caso questo può cambiare e può diventare più alto, come il 98%, o più basso, l'88%. Even they grow, we are losing 10-15% of transplanted hair in 10-15 years after the surgery. Yani %10-15'i zaten büyüyor. Yani %10-15'i büyüse bile yine önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bunların %10-15'ini yine de kaybediyoruz. Ma come sapete, siccome anche i capelli trapiantati non sono durata illimitata, anche questo in un lasso di tempo che va dai 10 ai 15 anni, il 10-15% piano piano si perde. But why? Because the donor is also not permanent. If you have a chance to survive 120 years old, if I am a 120 years old man, you cannot find any follicle in my donor. Perché questo avviene? Perché purtroppo noi non possiamo vivere più di un determinato età, perché se sopravvivessimo fino a 120-130 anni, anche i capelli che abbiamo nella zona donatrice li perderemo, quindi è una questione di tempo più che altro. Because some of the hairs from my donor area, this is not the same density when I was 18 years old. Ovviamente nella zona di estrazione, quindi nella zona donatrice, non avremo la stessa densità man mano che passano gli anni. Quindi quando si arriva a 20 anni è differente da quando si ha 40 anni. So probably I have lost 30% of my density. Quindi adesso che comunque sono ai 50, ho perso un 30% di densità di quando ero giovane. So it's the same for transplanted graft. Quindi lo stesso vale per i capelli impiantati. We take from here and implant here, they grow, but some of them, 10-15% of them, will fall down in the next 15 years. Prendendo da dietro e impiantandolo, ovviamente questo in un lasso di tempo che varia, il 10-15% piano piano casca. Sorry. Perfetto, ora passiamo alla seconda domanda. Allora, l'importanza di finasteride e minoxidil per preservare gli indigeni e mantenere il risultato post-trapianto nel tempo. Finasteride ve minoxidil seçimindeki hem mevcut saçların korunması hem de ekilen olanlara etkisini hakkındaki düşünceleriniz. Yeah, first of all, some of my patients are making some critics about me that I'm insisting about finasteride. Molti suoi colleghi come lui stesso insistono molto su finasteride. I'm using finasteride for 10 years.
Il dottore lo utilizza da circa 10 anni, finasteride. And I don't like to take these pills every day. E non gli piace prendere tutti i giorni, ovviamente, questo farmaco, come molti di voi. But we have limits in hair transplantation. Ma nel trapianto abbiamo dei limiti. In some cases, we need your native hair because probably the donor area is not enough to cover all your hair loss area. In alcuni pazienti abbiamo bisogno di questa cura per i capelli indigeni, perché a volte la zona di estrazione purtroppo non è molto folta. And I am in this field, one of the oldest guy doing hair transplantation. Last 20 years I spent all my career in hair restoration. E visto che comunque io sono in questo campo da più di 20 anni e ho tutta la mia intera carriera fatta su questo, And I have a chance to make many observations. e ho avuto la possibilà di fare molte osservazioni. Finasteride is helping, really helping, when the hair is getting miniaturized. If it is not less than 30 micron, it started to make it thicker again. E ho potuto constatare che finasteride è effettivamente veramente utile quando il capello non è al di sotto dei 30 micron. And when you take the graft from the donor area, for example, a triple graft, and you will see that if you look closer, if two of them is strong, you can see at least one of them is miniaturized. E a volte succede che di qualche multipla, ad esempio di una tripla, due capelli possono essere forti, ma un capello può essere tendente a miniaturizzazione o ad assottigliamento. So, when you place that miniaturized graft here, they are more fragile when you compare with the strong ones. Ovviamente quando andiamo a impiantare queste multiple che possono presentare dei capelli miniaturizzati sono più fragili rispetto ai capelli che ci sono originali. If the patient is under medication, like finasteride, these miniaturized are growing. So, when I check the result with finasteride and without finasteride, I see, because I have a chance to compare by using robotic system, regrowth rate is 2-3 percentage better when the patient is under medication. Ovviamente quando il paziente è sotto cure, questi capelli miniaturizzati che si vanno a impiantare nella zona d'impianto, nella zona ricevente, sotto al sistema robotico che abbiamo, abbiamo constatato che il 3-5% avviene e ricresce meglio. So, in some cases, because of the if but if you do if you have if you have a small hair loss area, and if you have no problem with the donor capacity, you don't have to take this. Ovviamente ci sono anche pazienti in cui la zona d'impianto è minima, come un nodo 2 ad esempio, e non ha bisogno di cure. And if it's okay for you, if you, for example, you have a huge hair loss area, but your donor is okay. Immaginiamo che la vostra zona d'impianto sia ampia e la tua zona donatrice è buona. And if you have some miniaturized hair between your in the recipient area, E se ci sono alcuni capelli miniaturizzati, sempre nella ricevente? so if you don't want to take finasteride or if you have any side effect, you don't have to use it. Se non si hanno effetti collaterali con finasteride, ma se non li si vuole assumere, si può non assumere perché comunque la zona donatrice è buona. Because we can do one surgery and we can wait 1 year and we can have a chance to make more density in the second surgery. If you have enough donor capacity, no problem. You just need to wait more than without finasteride. Ovviamente, non volendo assumere questo farmaco, ma avendo la zona donatrice folta, ci permette di poter eseguire dopo una prima operazione o una seconda operazione di rinfoltimento per completare l'opera. And another thing, in some cases, when you have miniaturized hair, if the patient is under medication of finasteride, you see less shock loss possibility. E ovviamente, come ben sapete, se il paziente è sotto cure con questo farmaco e presenta molti miniaturizzati, molti indigeni, dopo il trapianto ha effetti di shock loss minori. And my patients are asking me about persisting side effects if they started to use finasteride and if they stop, if it is possibility to see side effects still, even they don't take it, if it's possible to see the side effects. E ovviamente anche molti pazienti ovviamente domandano se assumendo questo farmaco, una volta che smettono, gli effetti collaterali siano reversibili o meno. First of all, I'm not a scientist. Prima di tutto, io non sono un scientifico. I am a good technician and trying to do my job in the best way that I can. Sono un tecnico che faccio il mio lavoro nel migliore dei modi. The only thing in that situation, I can share my observations and experiences about finasteride. In questi casi io posso semplicemente dare la mia osservazione su questo.
The mechanism finasteride is how it's working. You know that it's blocking the enzymatic system and reducing the dehydrotestosterone system. As a mechanism, it doesn't look like that it's possible to see a persisting side effect even you stop to take it. Come sapete, finasteride maggiormente aiuta a bloccare l'enzima del testosterone e quindi questo ci permette di rafforzare il capello. Quindi gli effetti collaterali a lungo andare sono quasi nulla. In my 20 years career, I didn't see any case who stopped taking finasteride and still complaining about the side effects. In 20 anni della mia carriera non ho visto un paziente che una volta che ha smesso l'utilizzo di finasteride, nonostante avesse avuto effetti collaterali, che siano persistenti. But it's written everywhere. Ma ovviamente è una cosa scritta ovunque. So we have a huge WhatsApp group with very experienced doctors from all around the world, and I asked the same question to them also last month. Anch'io lo scorso mese ho chiesto su un gruppo WhatsApp che ho con tutti i miei colleghi più rinominati del trapianto di capelli questa stessa domanda. And in general nobody see that. E in generale nessuno ha constatato questo. But one doctor, famous doctor from Canada, and one famous doctor from Belgium, they say that they have patients. One of them has two patients, one of them one patient, who is complaining, they stopped taking finasteride, but still complaining about the side effects. Ma due dottori, uno dal Canada, uno dal Belgio, e uno dal Belgio, hanno visto che in tre dei loro pazienti, nonostante avessero smesso di utilizzare questo farmaco, ancora riscontravano degli effetti collaterali. Quindi, so, my friends, it's hard to say something about that, but according to my observation, it doesn't look possible. Quindi è difficile dare una risposta esatta, ma in base alla mia esperienza posso dire che comunque è impossibile. But I told you, I'm not a scientist. Ma come ho detto, io non sono uno scienziato. If somebody is complaining, then he is complaining, that's it. Se qualcuno si lamenta, probabilmente è perché comunque ci sia da lamentare. Ok, quali sono i rischi di sottoporsi a un trapianto quando si hanno 23-25 anni? Il mio ci invece ci rassenta che sa che chi ne è non si riscola. Ah, yeah. I was doing the same thing in the past. I was putting an age limit to decide to do the hair transplantation or not. Anch'io negli anni precedenti mettevo un limite nel trapianto decidendo di capire da quale età era utile fare il trapianto. But now I'm not doing that. Ma adesso non lo faccio più. The hair loss pattern is, if it is known, if I can see that when I check the history family, everything, if I see that it's possible and if its hair loss is predictable, what age, it doesn't matter, you can do the surgery. Se facendo uno studio sulla famiglia del paziente in questione posso constatare che comunque la caduta si può capire, si può evincere, allora si può fare l'operazione più o meno a qualsiasi età. More than an age, the hair loss pattern is more important to decide if it's too early or it's too late for the surgery. Più dell'età, in realtà c'è da capire la pattern, cioè la caduta, si sia arrestata o meno. And so it's better to trust your expertise of your surgeon in these cases. Quindi in questi casi è più utile un suggerimento del vostro medico curante, quindi il vostro chirurgo di trapianto. Cosa pensa dei detrattori della tecnica FUE a favore della FUT? Molti chirurgi sostengono ancora che l'utilizzo del punch mediante lo strappo andrebbe a privare il bulbo dai suoi rivestimenti capsulari con conseguente vita breve dei trapianti. Potrebbe darci il suo punto di vista? FUE tecnici che utilizza il FUT sulla raccolta di scendere nell'erde qui ciò che era punch alna grefterin e che dictan sono raccolta di un loaduto nel suo cinque. Kökü saran kaplamaların mahrum edeceğini iddia etmektedir. Bize düşüncelerinizi bildirir misiniz? Bu açıdan bahsediyor. Still the same subject? Still are we discussing this? Sono sempre le stesse cose, discutiamo su sempre le stesse cose. I started my career performing FUT first. Ho iniziato la mia carriera facendo anch'io la FUT. In the first 4 years of my career I was just performing FUT. In 4 anni della mia carriera iniziale ho fatto la FUT solamente.
And I want to tell you a story. When I just started FUE, because I didn't know that if they will really grow or not, and I was doing like this. I do a strip, and then I take some 500 grafts and put them in a vortex and started to make observations if they are growing or not. Ok, per farvi capire meglio vi spiego, vi racconto una storia. Quando ho iniziato a fare la FUE, continuavo comunque con la FUT, facevo la maggior parte con la FUT e alcuni degli impiantati andavo a mettere nella zona della chierica per vedere se questi avrebbero attacchito o meno. I'm talking about 2004. Parliamo del 2004. And then I started to change my decision from FUT to FUE. Alla fine, pian piano, ho cambiato la mia opinione dalla FUT alla FUE. I operated two brothers. Ho fatto l'operazione a due fratelli. One FUT, the second one is FUE. Uno di esso l'ho fatto via FUT e l'altro via FUE. And it was 2006. E questo era l'anno 2006. And I realized that even the results are the same, FUE brother is more happy than FUT brother. E nonostante il risultato fosse stato simile, il ragazzo che si era operato via FUE manuale era più felice della persona che aveva fatto la FUT. During the consultation, FUT brother is touching his back while he was talking with me, like this. Durante la visita che sono venuto a farmi, ho notato che il ragazzo che si era operato via FUT si toccava spesso la zona donatrice. So, I realized that it's something more than the result. Ho capito che in realtà era una cosa al di sopra del risultato. FUE feel patient feels more confident and he's not touching his back. Chi esegue la FUE si sente più confortevole rispetto a chi fa la FUE. So from that time I started to decide to perform only FUE. E da quel giorno ho deciso che mi sarei focalizzato maggiormente sulla FUE. So since 2008 I started to stop FUT if I'm not wrong. Se non sbaglio dal 2008 ho smesso completamente con la FUT per dedicarmi alla FUE. First of all. Prima di tutto. In the beginning all FUT famous doctors they had their reputation and they were a bit aggressive to FUE. All'inizio tutti i dottori bravi nel campo della FUT sono stati un po' restii ed erano aggressivi rispetto alla FUE. But at the end, after 2015, I think 2015, 2016, everybody accepted that you can do everything that you can do by FUT by using only FUE. E dal 2015 e forse 16 tutti erano d'accordo che si poteva fare qualsiasi cosa anche con la FUE rispetto alla FUT. But the funny part of this question, ma la parte divertente di questa domanda, who are making these comments about FUE? Chi faceva questi commenti sulla FUE? Not expert in FUE. Non era esperto sulla FUE. They are mainly performing FUT. Loro facevano le operazioni solo via FUT. And trying to make comments about FUE in the limited experience. E cercavano di fare dei commenti nelle loro limitate esperienze. I respect every surgeon and I respect if you have different options. Io ovviamente rispetto tutti i dottori e ovviamente anche le loro opinioni. But if you have a low regrowth rate with FUE, that means you don't know FUE. If you have a low regrowth rate by performing FUE, that means you don't know how to do FUE. Se chi performa la FUE ha una ricrescita minore, questo vuol dire che non sa eseguire la FUE. Okay, now I will make a summary of the advantages of FUE. Adesso vi spiego un pochettino i vantaggi della FUE. First of all, with FUT, you are losing one location. Prima di tutto, quando si con la FUT si perde una zona della zona donatrice. But if in some cases you need fine hairs to create more natural looking and you need original singles. Ma in alcuni casi abbiamo bisogno di singoli originali per creare naturalezza. And these original singles are mostly in suboccipital area.
E questi maggiormente questi originali sono sopra al And suboccipitale, periauricular area. nelle zone temporali, quindi laterali. It's not possible to reach there by using FUT. E questo non è possibile raggiungere con la FUT. So in some, first of all, I'm not against FUT. Non sono tra l'altro contro la FUT, questo lo dico adesso. But here we are talking the reality. Però qui stiamo parlando della realtà. And by using FUE technique, it's possible to homogenize the donor area. Ma utilizzando la tecnica FUE possiamo rendere omogeneo le aree di estrazione. And there is no safe donor area. E non c'è zona salva per la zona della donatrice. Every part of the safe donor area will fall by time. Tutte le zone che noi chiamiamo zona safe in un periodo cadranno. So coverage value and homogenization system is the best way to make more aesthetical view appearance. Quindi, per creare un'apparenza estetica migliore, il coverage value, quindi la copertura totale, è. Okay, as a summary, I start to do FUT. Effettivamente, scusate, perché ho smesso di fare la foot? I talk too much, I think, unless you're confused. Mi sono un po' confondato perché sto parlando troppo tanto. And till that time, I have never need to do to perform FUT again. Dal momento in cui ho fatto la FUE, dal momento in cui ho iniziato a fare la FUE, non ho più sentito la necessità di fare la FUT. Nobody can find a case that I cannot fix only by FUE, but I can't tell you many cases you can use only FUE. Posso dire che ci sono molti casi. Scusatemi. Quando succede sempre, sono un po' Okay, stop discussing FUE. Ok, smettiamo di parlare della FUE. Ok, so, sono un derubato. Ok, l'ultima domanda. In caso di shock loss, sarebbe reversibile in aree anche non trapiantate, se vi è shock loss, solo per solo show, operare solo in area di shock loss rossa e usare salire gelerba. This is another situation, and also I'm suffering from that. Questa è un'altra questione di cui anch'io soffro molto. First of all, we don't know the mechanism of shock loss. Prima di tutto non sappiamo con certezza il meccanismo dello shock loss. We have some hypotheses. Abbiamo qualche ipotesi. But don't forget that hair transplantation is a trauma. Ma non dimenticate che il trapianto è sempre un trauma. And this trauma is related with the inflammation that you created in the operation area. E questo trauma ovviamente si manifesta per via dell'infiammazione che si crea nella zona ricevente. But another hypothesis, Ma un'altra ipotesi. the local anesthesia that we use is creating because we put adrenaline in the local anesthesia and this adrenaline is blocking the blood circulation. È un'altra questione, è via dell'anestesia, perché l'anestesia contiene dell'adrenalina e questo blocca la circolazione sanguigna. And even you don't touch that area because of the block in the circulation, some areas which is not operated can be affected by shock. E anche se queste aree non vengono toccate per l'impianto, siccome si fa dell'anestesia locale, per appunto può avvenire lo shock loss. I believe the second one. No, lui crede nella seconda. But shock loss is a reality. Ma shock loss è una realtà. What I see in my experience, Cosa ho visto nella mia esperienza? if the caliber of the hair is lower than 30 and 20 micron, Se lo spessore del capello è al di sotto dei 30-20 micron, lo shock loss is irreversible. shock loss purtroppo è irreversibile. That's the reason in some cases I recommend finasteride before the surgery. Per questo motivo, in alcuni casi, raccomandiamo fortemente di inasterire prima dell'operazione. Trying to make them thicker to prevent shock loss. Cerchiamo di far rafforzare questi capelli per evitare tale shock loss. But if it is very fine hair, Ma se il capello è veramente fino, in some cases the patient has zero shock loss. in molti casi, a volte succede che il paziente non ha neanche lo shock loss. So, as a physician, Come uno scienziato, I have to inform my patient about the possibility of shock loss. ho bisogno di informare tutti i miei pazienti riguardo dello shock loss. And we are sharing the responsibility. E ovviamente condividiamo la responsabilità. Ok, sono solo. L'ultimissima domanda. Un
Vorremmo sapere se ha seguito molti lavori su donna affetta da HIV e ha qualche consiglio in merito. Burada kadınlarla alakalı bir şey soruyorsa. Diyor ki, fazla kadın üzerinde operasyon yaptınız mı? Ve eğer yaptıysanız hani nasıl tavsiye vermek istersiniz? No, I'm not doing too many female hair loss surgeries. Non ho eseguito molte operazioni di donne, purtroppo. I tried many times in the beginning years of my career. All'inizio della mia carriera ho cercato di farlo molte volte. And I realized that the mechanism of hair loss in women is different. Ma ho realizzato che la meccanicità del trapianto, la caduta dei capelli rispetto alle donne è differente. In typical androgenic alopecia, In una tipica alopecia androgenetica, miniaturized hair here, i capelli miniaturizzati sono in questa zona strong hair. e forti i capelli dietro. You take from strong Prendi i capelli forti and put here. e lo metti da It works. e funziona. But in general, in hair loss with women, Ma nelle donne, purtroppo, generalmente, the miniaturization is general. i capelli miniaturizzati avvengono ovunque. And you are taking weak hair Prendete i capelli deboli to the weak. e lo mettete nella zona. Mostly not working. E la maggior parte non funziona. But some cases is different. Ma in altri casi può funzionare. 10% of hair loss in women has androgenetic alopecia. E il 10% delle donne dipende dalla caduta androgenetica Hormonal disorder, problems. per i problemi ormonali. Polycystic ovary. Polycystic ovary, patients has some high diethyl testosterone level and surrenal hyperplasy in some women. We have these problems. In these cases, yes, we operate women. Se il diotestosterone è molto alto, in molti casi delle donne si può operare con risultati ottenibili. Or, Oppure, she wants to take his original frontline lower because of a big forehead. Oppure si può abbassare la linea frontale per chiudere la fronte, For just aesthetical reasons. solamente per una questione estetica, It's possible. e questo è possibile. Ok? Tamam, şimdi de şeyden bahsetmenizi istiyorlar. Haziran, Ağustos ayındaki... Now, okay. Adesso. Now, this is the subject that I want to mention, that, you know, these days are corona days, we are staying at home, and I'm in depression. Come sapete, in questi giorni, per via del coronavirus, siamo tutti a casa e sono molto depresso. I'm working 16 hours in a day, and now I'm staying at home for 2 months. Io lavoravo normalmente 16 ore al giorno e adesso sono da casa da 2 mesi. Even this it makes me feel happy. Ad esempio anche questa cosa mi rende felice. But we will start to work in June. Ma noi inizieremo a lavorare effettivamente dal 1° di giugno. And I prepared a video and you will see in 1 week time. E sto preparando dei video in cui potete vederlo fra una settimana. Probably we will start with local Turkish market in June. A giugno inizieremo naturalmente con le persone locali della Turchia. And I hope that it will be okay with July. At least in the middle of the July, we will start to accept European and American patients, I hope. E spero che dalla metà di giugno inizieremo a prendere anche pazienti europei e americani. But the most important thing is to protect the patients who trusted us. Ma la cosa importante qui è proteggere il paziente che vorrà operarsi da noi. First of all, we will do corona tests, all the stuff. I did one today. Prima di tutto faremo l'esame del coronavirus a tutti i dipendenti che lavoreranno ad ASMED. And in every 15 days we will repeat this corona test to all my staff. E a tutto il personale ogni 15 giorni verrà fatto l'esame, ripetuto. And we will do the same thing with my patients 1 day before the surgery. Everybody who come to the ASMED clinic will be tested. E faremo la stessa cosa per tutti i pazienti che vorranno operarsi, arriveranno in clinica il giorno prima della visita, dell'operazione. So it will not be possible to see anybody inside the clinic without corona test. Quindi all'interno della clinica non sarà nessuno che non avrà fatto questo esame. And another point, we are not in hospital, we are not accepting other cases, so we are only doing hair transplantation, nothing else. E un altro punto è che noi siamo solamente una clinica per trapianto di capelli, non siamo un ospedale, per tale motivo non accettiamo.
Yeah, like we are like an hospital who has corona services. It's not possible. This is a clinic just for hair transplant. Questo è una struttura solo per trapianti di capelli, quindi operiamo solamente per i capelli. And the main thing is the time that you will spend in the operation room, because you will spend 6 hours with your teeth. E ovviamente la cosa più importante è che spenderete comunque dalle 6 alle 8 ore in sala operatoria con il team che vi opererà. We have we are performing surgeries in a real surgical condition. Noi ovviamente operiamo nelle sale operazione come una vera operazione. You know the standards of ASMED clinic, we always keep the standards high. Here you will be operated under HEPA filter. Come sapete, le condizioni operative ad ASMED sono molto all'avanguardia e molto avanzate e utilizziamo dei filtri e ipofiltri. That means that the fresh air coming from outside. Questo vuol dire che l'aria fresca viene da fuori, l'aria pulita. Filtered with HEPA filter. Si filtra dall'HEPA filter. This filter is filtering viruses, bacteria and air pollution. E questa, questo filtro filtra i virus, i batteri, i germi. And this air by vacuum exhausted. E quest'aria viene espulsa direttamente fuori. So in every 2 minutes, ogni 2 minuti, all the air of the operation room is changed. Nella stanza ogni 2 minuti l'aria è cambiata. So you will be safe in the surgery room. Quindi durante la sala, quindi in sala operatore sarete tutti belli salvi. And you will know that all the staff is tested, and also you will be tested. E saprete che anche le persone che vi operano sono negative, lo stesso vale per voi. We are trying to do our best. You will be isolated, you can stay, you don't have to go to hotel, you can stay in the clinic. And we have own kitchen, we will give you you don't have to order from outside, and we will give you in our exclusive kitchen the most hygienic way. E ovviamente cercheremo di fare tutto il possibile affinché siate isolati dall'esterno. Abbiamo le stanze dove il paziente può ovviamente mangiare e pranzare, abbiamo la nostra cucina all'interno della clinica, e quindi sarete isolati dal mondo. As a last sentence, I just want to thank you for this opportunity. Come ultima cosa vorrei ringraziare per questa opportunità che mi avete dato. Thank you. E vi ringrazio. Ah, the price is okay. Ovviamente anche il prezzo, ci stiamo dimenticando. You know that I didn't change my price. I was performing since 2000 the same price, 2.5 euro per graft. Come sapete, il mio prezzo dal 2000 è invariato. Normalmente ero 2,50 euro a graft. Now for the first time, we reduced the price because I know nobody has money now. Adesso per la prima volta abbiamo dovuto ridurre il costo perché ovviamente la questione economica ci ha colpito tutti. Including me. Anche me, ovviamente. So, we decided to make the price 1.5 euro per graft. Quindi abbiamo deciso di abbassare il mio prezzo a 1,50 euro. You know, I have some other doctors. I have a dermatologist, Dr. Alp, and my partner Dilek. So we created another price group, ASMED team. E come sapete, nella mia clinica ci sono anche altri dottori, tra cui Alp Bayramoglu, insieme alla mia socia Dilek, che operano, e loro sono chiamati ASMED team. And if you choose ASMED team, it will be 1 euro per graft. E se invece che me vorrete scegliere l'ASMED team, il prezzo sarà di 1 euro a graft. What's the difference? Qual è la differenza? In a technical way, no difference. In una questione tecnica, quasi nulla. But if you want me to make your extraction plan, if you want me to make your frontline design, and if you want me to make all the incisions and placing plan by me, 1.5 euro. Ma se volete che vi faccia l'intera operazione, quindi delineando la zona d'impianto, la fase delle incisioni, quindi facendo i calcoli, allora il mio prezzo è di 1,50 euro. But if you choose ASMED team, ma se scegliete l'ASMED team, the same ECOL, lo stesso vale per loro, 1 euro. È 1 euro. E questo vale per da giugno fino ad agosto. Yeah, we will see. Okay. Hope to see you. I miss all my Italian patients. Mi mancano i pazienti italiani. Ciao. Okay, ciao. Sen nasıl seçecek bir yerine? Sağ olun diyorlar. Sevdiğini mi? Evet.
Sağ ol Alfredo ve Daniele. Size sizin buraya girdiğiniz kendilerini honorate hissettim. Sağ ol.